Buonasera e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Adige TV. Benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica. Io sono Annalisa Mazzolari e abbiamo un ospite specialissimo oggi che è Flavio Ferri. Hola, ciao. Ciao Flavio, tutto bene? Benissimo, grazie. Perfettamente, direi. Quasi. In quale parte del cosmo sei dislocato oggi? Allora, oggi in particolare sono a Pisa, però poi volerò su altri lidi, perché comunque io abito in Spagna, a Barcellona, quindi lavoro spesso in Italia, quindi sono in giro e sarà un autunno di andirivieni, però va bene, è la nostra vita. Esatto. Tra l'altro hai focalizzato, diciamo, l'attenzione su questo autunno, ma io ho letto che questo anno, seppur particolare, è stato in realtà fertile per la tua produzione, perché hai pubblicato 6 album, di cui 5 in un volume, che è Fast Forward, e poi questo album sperimentale molto particolare, che spero di dirlo a te la pronuncia perché ho paura di sbagliarmi. Altered Reality. Altered sì. Reality, perfetto. E poi c'è appunto l'album che tra pochissimo vedrà la pubblicazione e di cui vogliamo un attimo parlare. Però prima appunto volevo chiederti come è trascorso questi mesi di Covid. Ti faccio anche questa domanda perché, insomma, per chi non lo sapesse, ricordiamo ai nostri ascoltatori, sei fondatore dei Delta V e hai poi tutta questa produzione che è appunto personale, insomma, in campo musicale hai, insomma, qualcosa e più da insegnarci. Quindi com'è sembrata a te la situazione musicale e anche sul personale durante questi mesi? Guarda, è stato molto strano perché io ero a metà febbraio, eravamo in Italia con un artista che produco che si chiama Holden e stavamo facendo un tour. Dopo l'ultima data di Roma siamo tornati ed hanno chiuso l'Italia e dopo 15 giorni hanno chiuso anche la Spagna. Quindi mi sono trovato in casa e per fortuna io in casa ho lo studio, perché ho una casa a 2 piani dove c'è lo studio sotto. Quindi ho detto: che cosa faccio nei prossimi mesi, visto che non posso lavorare come studio, non posso produrre album di altri perché siamo tutti chiusi dentro. Allora avevo da parte qualche esperimento strumentale, perché quando ho del tempo libero, comunque per tenermi, come dire, allenato, scrivo. E allora parlo con gli amici della Vurek e ho detto: guarda, io ci avrei materiale per 5 dischi. L'ho mixato e sono stati molto carini, li abbiamo fatti uscire. Mentre uscivano questi album, mi è balenata l'idea di questa cosa del mix in 8D, che è questa cosa un po' degli anni 80 rivisitata, cioè fare dei dischi che invece che avere 2 dimensioni hanno 3, e una di queste 3 è anche la profondità, cioè quindi il davanti e il dietro della musica. Ho fatto questo esperimento molto sperimentale, perché il mio scopo era, mentre mixavo, mi sono accorto che questi brani davano un senso di, come dire, vertigine misto a nausea. E la cosa molto divertente è che dopo pochi giorni che è uscito mi chiama un giornalista di Rolling Stone che mi dice: posso intervistarti su questo disco? Ti devo confessare che mi ha un po' nauseato, non dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista dell'ascolto. Io ero talmente contento, perché era il mio scopo finale, quindi sono riuscito a comunicare quello che volevo. E poi nella coda di tutto questo, quindi tra, insomma, quando comunque già si era iniziato a riaprire qualcosa, sono andato avanti perché ho detto: ho fatto 6 album strumentali, perché non provo a farne uno cantato? E ho scritto dei pezzi e ho chiesto a Luca Raganin, che è uno scrittore molto conosciuto in Italia anche nel campo della musica, perché comunque
è il coautore di tantissimi pezzi dei Subsonica e anche qualcuno dei Delta V, gli ho detto: mi scrivi delle cose completamente a caso su cui io poi metto delle musiche e adatto delle melodie dopo. E mi ha mandato queste 10 poesie che secondo me sono meravigliose, sono molto toccanti, sono anche molto crudeli, però. E in un paio di mesi ho fatto questa cosa. Poi ho chiesto l'aiuto di tanti amici musicisti, tra cui Gianni Maroccolo, Livio Magnini dei Blu Vertigo, il mio socio dei Delta V Carlo, a Marco Trentacoste, che era il chitarrista e produttore dei De Asonica, delle Vibrazioni, di tutte queste cose qui. Poi altri amici, ma sono così tanti che non me li ricordo tutti, ma me li ricorderò. E comunque sul disco sono scritti Esatto. tutti, ho buttato giù questi 10 pezzi che non sono particolarmente commerciali, cioè anche quando parliamo di singoli mi vergogno un po' perché di singolo c'hanno un po' poco, però diciamo che quelli che ho pensato come singoli sono i pezzi più corti, siccome ci sono pezzi da 9 minuti, allora ho detto come singoli non funzionerebbero tantissimo, nessuno li ascolterebbe in quanto singoli. E quindi abbiamo fatto questo, ma più che altro è una operazione, come dire, mia personale, di personale bisogno di fare qualcosa che non sottostasse a nessun canone commerciale. E quindi sono sempre molto contento che ho degli, come dire, degli amici che mi permettono di fare questo, perché comunque dietro poi magari c'è un lavoro di. Di sicuro c'è un lavoro di promozione, Certo. di comunicazione che io non sarò mai abbastanza grato a David Bonato della V-Rec, a Marco Olivotto di Moon Music che mi lasciano fare cose che nessuno mi avrebbe lasciato fare in altre occasioni. Tra l'altro ti interrompo un attimo, io ho avuto modo di ascoltare il singolo che poi lanceremo che è Odio e sì, allora sicuramente non ha i toni della musica commerciale, però essendo molto vero come singolo, alla fine ti dà un pugno che però ti permette di entrare subito, penso perlomeno, nel mondo che tu hai voluto presentare con questo album. Sì, questo Cioè, sicuramente. diciamo che dal mio punto di vista, quello che gioca forte è la schiettezza con cui parla e quindi essendo così, alla fine per un ascoltatore di un certo tipo, cioè il fatto che possa essere commerciale o meno passa in secondo piano, perché appunto è tutto qualcosa da scoprire. Sì, quello sì, sicuramente. Poi, oltretutto, quello che penso che Luca Ragagnina ha fatto questo lavoro sulle parole di una comunque di una tale profondità che anzi sarebbe bello i testi leggerli da soli senza musica e secondo me potrebbero rendere ancora di più perché io con la musica ho dato la mia interpretazione Certo. a quelle parole, però credo che sia fantastico poter come dire poterli leggere per ognuno ci potrebbe trovare qualcosa di suo che Sì. potrebbe anche fare suo, capito? Quello per me è importante. Beh, però anche ascoltando solo la musica, l'impressione che almeno a me ha dato è di fare mio quello che stavo ascoltando, che poi Sì, quello può essere benissimo. Io non ho mai, come dire, l'arroganza mia Certo. personale di musicista di dirti guarda, ho fatto una roba fighissima, devi sentirla. No, cioè io sono molto contento per esempio di non aver scritto i testi perché me li posso godere. Se io avessi scritto qualcosa, comunque sarebbe stato come dire, limitante per me. Mentre questa grande possibilità che mi ha dato Luca per me è stato come dire, un grandissimo regalo perché mi ha dato la possibilità di fare qualcosa su delle parole che anch'io ho dovuto assorbire, capito? Quindi è un Certo. arricchimento per me questa cosa. Esatto. Ma tra l'altro, diciamo il nome dell'album, che in tutto questo non abbiamo svelato, che è Testimone di passaggio per l'appunto. Sì, E esatto. raccontaci un Che attimo. Sì. sì, Testimone di passaggio è una
è una frase che c'è in un brano che appunto si chiama Testimone di passaggio, oppure il brano, presumo. Come posso dire, è un po' la, fammi spiegare, è un po' la condizione che vive l'uomo, cioè che qui comunque ci passi e racconti quello che vedi, cioè non quello che vorresti o quello che ti sei immaginato. Cioè questo è un disco che comunque, secondo me, racconta delle sensazioni molto reali di quello che sta succedendo. Quindi io da un certo punto di vista mi sono visto testimone di quello che stava succedendo. E poi la cosa bella che voglio dire di questo album, che la foto di copertina, che sono molte foto messe assieme, quasi tutte mie, le foto, però c'è stato un lavoro di artwork di Giada Cardillo, che è una roba spettacolare, che rappresenta secondo me benissimo lo spirito del disco, cioè essere contemporaneamente in tanti posti diversi e viverli tutti. Trovo che, e credo che appena uno vedrà il vinile Stiamo si renderà guardando. conto che è una, esatto. Questo, se lo vedi in formato vinile, è una di quelle copertine che ti dà profonda soddisfazione. Queste sono tipo 6-7 foto tutte assieme. Sono molto orgoglioso del fatto che ci sono state persone che hanno dato più di quello che avrei potuto dare io, cioè sia dagli testi, quelli che ci hanno suonato, la grafica e tutte queste cose sono molto meglio di quello che io in realtà ho scritto, ecco. Ho capito. Bene, allora Flavio, io ti chiedo per ultimo che viaggio farà questo disco adesso nelle prossime date e dove possiamo comunque seguirti per anche noi rimanere aggiornati su tutti i tuoi prossimi progetti. Ma guarda, allora, purtroppo con questa cosa del Covid fare date è un po' complicato e ci stavo ancora guardando sopra. Penso che prima dell'inverno non succederà praticamente nulla. Io sto facendo qualche data con Gianni Maroccolo, che sta presentando il suo disco perpetuo, Alone, che è arrivato al quarto volume, e ho dei colleghi musicisti meravigliosi. Di questo disco seguirmi, boh, il sito della Vurek, per esempio, è ottimo, oppure c'è la mia pagina personale di Facebook dove scrivo delle stupidaggini mie, però si può sempre capire dove sono, perché è abbastanza eloquente, ecco. Va bene, d'accordo Flavio. Allora ti ringraziamo per essere stato nostro ospite. Aspettiamo Grazie a te. l'uscita dell'album e intanto ci ascoltiamo il singolo Odio. Da Verona in Musica, Radio Adige TV è tutto. Vi salutiamo Annalisa e Flavio. Grazie, ciao. Ciao.
nascosto dentro a un bosco, nel tempo che te voglia gli alfabeti, ma sei tornato senza sassolini e mi hai legato al collo con un cappio, il ghigno storto della gioia e della pace, il ghigno storto della gioia e della pace, ordito ondulatorio della veste, per l'ultima sommersa collezione, estate inferno, poi di nuovo estate, attendi sul confine di ogni saldo.